Se puoi parlare al Signore nell'orazione, parlagli, lodalo. Se non puoi parlare per essere rozza, non ti dispiacere. Nelle vie del Signore, fermati in camera a guisa dei cortigiani e fagli riverenza. Egli che vedrà, gradirà la tua presenza, favorirà il tuo silenzio ed in un'altra volta rimarrai consolata quando egli ti prenderà per mano. Pace bene a tutti, ancora un pensiero di Padre Pio per questa giornata, perché ci accompagni lungo tutto l'arco di questa giornata, magari lo portiamo nel cuore, nella mente, ci ripensiamo, ci ritorniamo spesso, mentre magari siamo intenti al lavoro o a viaggiare in macchina o a svolgere diverse altre attività. Ecco, Padre Pio oggi in questo pensiero ci ricorda che evidentemente non sempre il nostro cuore, la nostra anima è ben disposta alla preghiera. Spesso noi viviamo dei momenti, talvolta anche dei periodi molto lunghi, caratterizzati dall'aridità, dalla fatica, dalla stanchezza, da una specie di senso di abbandono, di sfiducia, ecco, che diventa un ostacolo, una difficoltà alla preghiera. Padre Pio ci esorta ancora una volta a perseverare nella preghiera in quei momenti. Ecco, se non puoi dire nulla al Signore, se non puoi rivolgergli, ecco, una parola affettuosa col cuore, fermati nel silenzio. Il Signore vedrà la tua anima, anche se sei nell'aridità, se sei nella sofferenza interiore, se non riesci, ecco, a vivere quel momento come un momento di grazia, se ti sembra di star perdendo il tempo, di stare sciupando il tempo, tu fermati in silenzio. Il Signore guarderà la tua buona intenzione e in seguito ti darà quella consolazione che magari in questo momento, ecco, tu non provi. Questo è importante per crescere e diventare maturi nella fede. La fede o il rapporto con Dio non può essere basato semplicemente sul sentire. Alle volte noi sentiamo persone che dicono: Padre, non ho pregato perché non me la sento, non sono andato a messa perché non me la sento, non ho fatto una determinata cosa perché non me la sentivo. Ecco, tutto è basato sul sentimento, sul sentire. Noi dobbiamo invece crescere nella fede, fare anche quello che non vorremmo umanamente nella nostra povertà fare perché sappiamo per fede che ciò è gradito al Signore. E quella preghiera arida che diventa una fatica, che diventa uno sforzo, ecco, che magari ci lacera un po' il cuore, quella preghiera è più gradita al Signore perché è fatta con fatica. È probabilmente la preghiera più feconda, più di quella che noi innalziamo al Signore nel pieno di un sentimento di devozione, di fervore, ecco, di gioia interiore, quegli sprazzi che talvolta ci sono nella nostra vita. Ecco, forse lì la preghiera non ha alcun merito perché sgorga spontanea, gioiosa, ecco, come un ruscello che sgorga dalla montagna, così, che scorre, ecco, nella gioia. Ma quella preghiera fatta di fatica, di sudore, di lotta con il Signore, probabilmente è più feconda, è più gradita perché è fatta appunto con il sacrificio, unita al sacrificio. Ecco, che il Signore ci dia questa grazia per intenzione di Padre Pio di perseverare nella preghiera e nella meditazione anche nei momenti più duri della nostra vita. Pace e bene a tutti.